dopo il beffardo KO interno contro il Perugia nei minuti finali. Il Pescara vuole rilanciarsi al Comunale di Arezzo, dove non ha mai vinto. A centrocampo ci sono delle novità, intanto il ritorno tra i titolari di Squizzato e poi soprattutto in attacco c'è ancora Vergani insieme con Di Pasquale in difesa. È proprio Vergani che si procura il calcio di rigore dopo la verticalizzazione di Merola. Ottimo il movimento del numero 9 biancazzurro, che si fa male in questo impatto con Masetti. Il calcio di rigore che viene trasformato con grande freddezza e precisione da Merola, al quinto gol in campionato. E l'ex della partita, ce ne sono anche altri di ex, lo stesso Di Pasquale che insomma era stato preso proprio dall'Arezzo e poi invece è arrivato a Pescara. Qui sfiora il pareggio il numero 10 Pattarello, un'ottima azione dell'Arezzo, una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. L'azione del pareggio della formazione toscana viziato da un fallo commesso ai danni di Moruzzi, il gol di Gaddini dopo il cross basso del numero 3 Donati, che fa il suo esordio con la maglia toscana, classe 2001, in prestito dall'Empoli. Rivediamo Gaddini, 21 anni, Mattia Gaddini, che piazza il pallone all'angolino basso, laddove non sarebbe mai potuto arrivare il portiere Plizzari. Poi il Pescara reagisce subito con Cuppone, che aveva preso il posto di Vergani. Vergani, infortunio pare serio al ginocchio. Il calcio d'angolo dopo la respinta del portiere di casa, il colpo di testa imperioso di Davide Di Pasquale, il Pescara di nuovo in vantaggio al 35esimo, dunque per Di Pasquale il primo gol con la maglia del Pescara. Poi il geniale colpo di tacco di Squizzato per Cuppone, che è stato molto pericoloso, bravissimo Trombini, del servo difensore dell'Arezzo, a sventare la minaccia. Inquadrata la curva dei tifosi toscani, c'è questo tentativo ancora del Pescara con Aloy nel corso della ripresa. Nella ripresa del Pescara creerà tantissime occasioni da gol, questa un'altra capitata sulla testa di Merola, lasciato colpevolmente solo dalla difesa toscana. E poi attenzione, perché qui reagisce l'Arezzo con Pattarello, rischia tantissimo Moruzzi, che probabilmente dà una spinta a Pattarello, e poi l'uscita salvifica di Plizzari, sempre 2-1 per i biancazzurri. Il tentativo ancora di Merola sul versante opposto, grande parata di Trombini che è stato uno dei protagonisti della partita, e ancora la squadra toscana che ci prova con Iori, ma il pallone viene bloccato senza problemi dal portiere Plizzari. Poi ancora un destro da fuori di Cangiano con la palla che termina di un soffio al lato, e ancora una parata di Plizzari sul versante opposto. Guardate, insomma, una partita in cui davvero non ci si è annoiati. Rischia ancora qualcosina all'ottantesimo su questa mischia la formazione di Zeman, e poi ci sono 6 minuti di recupero con l'Arezzo che prova a riequilibrare le sorti del match col solito Pattarello, che però non inquadra lo specchio della porta. Dopo 7 minuti, triplice fischio, il Pescara vince per la prima volta nella sua storia ad Arezzo e torna a flirtare con il successo. Ad Arezzo, Pescara batte Arezzo 2-1.